metto è questa, non l'avete mai provata. Tagliatelle dolci di crepe. No, in effetti no, proviamole. Faccio spesso le crepe, ma questa versione è mai fatta. Quindi preparo il classico impasto con uova, latte e farina. E cercate di non mandarla tutta fuori come me. Faccio cuocere normalmente in padella e una volta pronte le arrotolo, andando a formare dei tronchetti che poi verranno tagliati e si trasformeranno magicamente in spaghetti. Tagliatelle, scusate. Un po' di decorazioni per far finta che sia ragù. Ed esteticamente è veramente carino. Onestamente è un metodo alternativo per mangiare le crepe. 9 su 10, approvate.